video in cui vi mostro come mi faccio le unghie. Stiamo andando a Leggerzo a ricomprare la colla per le unghie perché l'ho finita e a prendere le unghie, anche se in realtà a casa ce l'ho di già, però avevo fatte in una maniera non mi piacevano. Perciò ricopriamo le unghie, la colla per le unghie, e vediamo se c'è tipo uno smalto bellino. Ne dubito, però vediamo. Qui sono quelle squadrate. Vabbè. Queste sono troppo lunghe. Dove fatto? Sono troppo lunghe. Allora, sempre squadrate. Squadrate. Beh, se no prendo queste pomme di limo finché non diventano. Questi qui no. Questo fusseo. Questo secondo qua ci piace, ma no, è ancora presto. Per ora si può fare smalti. Hai detto qualcosa? No. Ah. Questi, guarda che linee questi. Forse è roseo. Ma ciao! Benvenuti in questo nuovo video in cui mi farò le unghie. Allora, siccome in alcune storie si vedeva che le avevo, anche nel video mi sembra quello lì dello squalo con Mia, che avete chiesto se mi ero fatta il gel, la ricostruzione, eccetera, eccetera, no. Ma esiste una cosa molto più semplice, ovvero il piumé o l'ipersoap o come lo volete chiamare. E voilà, ho preso anche una colla in più. Tra l'altro c'è una colla rosea, cioè... Perché? Ma questo siamo sicuri che è olla. Va bene, ho anche questi due smalti che ho gentilmente rubato a mia mamma. Allora, all'inizio, quando me l'ero fatta la prima volta, mi ero messa questo, che di per sé è bellino, solo che le faceva tipo ruvide e mi davano male. Perciò... Posso mettermi questo? Un po' too much, dici? Io inizierei aprendo questa colla perché voglio vedere... È colla per unghie, però c'è tipo strana, è liquida. Ora apriamo le unghie finte. Allora apriamo e possiamo trovare, tra l'altro ce l'ho uguali a Mia. Allora qui abbiamo altre mille e mila unghie in più. E queste, ah vedi, oddio, queste sono proprio gialle. Anche qua c'è la colla. Abbiamo la... come si dice? Vabbè, roba per il cuticolo qui in cima, non lo so. Cioè, non... capito? E un'altra lima. Come potete vedere, non so se si vede. Ho sempre un po' di colla che mi ha lasciato le unghie precedenti. La lima ha sempre un lato dove, tipo, come si dice, raschia di più e uno di meno. Ok? Hai finito. Voilà. Allora, iniziamo dal pollice, quindi questo. E voilà. Ah, oddio, sono lunghissime. Sono stralunghe. Ora devo tenere premuto un pochino, in modo che si appizzicano. E voilà, la prima unghia ce l'ho. È un po' lunga. Continuiamo a metterle. Poi sai cosa potremmo fare, se la volete? Tipo una 24 ore con le unghie così. Lunghe così. Che comunque è tantissimo. Cioè, nel senso, voglio dire, guarda qua. Il mio dito arriva qui, Questa è la fine del mio dito. C'è un centimetro buono di... Madonna! Sembra una rosa chimica. Posso tipo... mangiare con l'unghia. Vabbè, ma posso andare a grattare il gatto dopo? Il segreto per farle attaccare al primo colpo è limare prima le unghie. Perché io, ad esempio, a volte... Che ne so, una mi si staccava. Quando appena le incollavo così... Lasciavo... Magari mi rimaneva attaccata a questo dito e quindi mi si staccava. E senza limare l'unghia me la rimettevo e non si attaccava perché c'era sotto la forma della colla. Non fate mai così, non lo fate, fidatevi, perché fa male. Oh, però così lunghe sono belle, un po' trasgressive. Ok, attacchiamo, come direbbe Cico C. Le ultime due. Pazzesco. Miau. Ok, mettiamo l'ultima. E poi una mano l'abbiamo finita. Questa è un po' grossina. Adesso ci attacchiamo l'unghione. Guarda. Oddio. Mamma mia. Miau. Guarda qua. Ok, ora che direi che abbiamo attaccato tutte le unghie, è arrivato il momento di tagliarlo un pochino. Strumento della tagliazione delle unghie. Tanto iniziamo a tagliare prima pezzettino, tanto. Ok, dai, così va bene, sì. Continuiamo. È quanto complicato. È una mission impossible. Oh. Ok. Ora, il pollice, giusto.
Voilà, come lunghezza adesso ci siamo. Ora le devo un secondo limare. No, via, bellissima. Guarda, questo indice, strabello. Allora, sinceramente a me quadrate, cioè squadrate squadrate non mi piacciono granché. Perché, no, però così ci stanno, cioè comunque non so, alla fine non sono quadratissimissime. Un sacco rilassante farci le unghie. Lo sai che io quasi quasi le terrei anche così? Cioè anche così proprio semplici. Cioè guarda che belle. Adesso grazie a questo tipo piumino le spolvero un pochino e mi andrò a togliere tutta la polvere. La destra a me riesce sempre peggio perché la devo fare con la sinistra, perciò un po' così. Però come devo prendere la colla? Io che oggi pomeriggio devo tipo andare in maneggio, perciò me le devo levare perché andare in maneggio con delle unghie così anche no. Cioè, immagini montare con queste unghie. Voilà, e anche queste due le abbiamo fatte, guardate. Le finisco di mettere e poi vi faccio vedere quando sono tutte e due le mani. Ragazzi, ho definitivamente finito di metterle. Guardate, le ho anche tagliate di già. Sono un sacco belle. Credo che le lascerò così, senza nulla, perché essendo opache, bianche, così, mi piacciono un sacco. Le lascio così. E volevo chiedervi una cosa. Allora, uno, tipo io adesso quest'anno ho fatto 11 anni. Solo che a che età in generale, no? A che età si inizia? Non lo so, voi se vi fate tuttora le unghie, ditemi a che età avete iniziato, se ve le fate, se no a che età vorreste iniziare, se vorreste iniziare. Allora, vi volevo chiedere cosa vi piace fare quando avete le unghie. Allora, a me tipo o così, oppure così, perché fanno un rumorino bellissimo, oppure quando, ah vabbè, a parte fare così ovunque. Oppure, aspetta, come potete vedere da quest'unghia, non so se si vede, qui in cima è tipo piegata all'insù. Anche così si vede, no? C'è tipo una righina qua. Sapete perché? Perché ogni tanto o il mignolo o il pollice non va fatto, però vabbè, tanto sono dure, non si capisce. A me sinceramente come stile di unghie mi piace un sacco il French, solo che avevo provato tipo mettendomi lo smalto qua a fare così, solo che veniva male, un casino. Oppure sinceramente a me mi piacciono lasciate così o terme, o comunque con un colore che si abbini a ciò che hai addosso. Cioè io solitamente mi vesto o di nero o di rosso o di nero e rosso. Se mi ricordi l'altra volta la hop, che già avevo le unghie, era andata la hop, dovevo togliere la monetina dal carrello, no? E con le unghie, cioè così non, cioè così le dita non mi c'entravano dentro, perciò mi sono dovuta togliere due unghie che prende sta monetina, nonna. E lì me la sono dovuta levare perché non potevo far così. Cioè, ho provato a far così, ma non mi, cioè, non ci arrivavo io. E quindi me la sono dovuta levare. Niente, ragazzi, questo video è finito. Vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi e attivare la campanella. Tre cose. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.